Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Mancano pochi giorni al debutto di Amadeus su 9, ma il suo addio alla Rai fa ancora discutere. Il conduttore sbarca nell'Access Prime Time del circuito Discovery il prossimo 22 settembre e, come raccontato in un'intervista oggi, è carico ed entusiasta per la sua nuova avventura. Anche la moglie Giovanna Civitillo ha voluto dire la sua ed è intervenuta soprattutto per smentire le voci che parlavano di vecchi attriti in Rai a causa sua. Durante un'ampia intervista rilasciata al settimanale Oggi, Amadeus è tornato a parlare del suo addio alla Rai e soprattutto della sua nuova vita nel circuito Discovery. Dopo anni di successi in Rai, dal Soliti Ignoti ad Affari Tuoi fino al quinquennio al timone del Festival di Sanremo, il conduttore non si è nascosto sulle motivazioni che lo hanno portato a cambiare aria. Ho bisogno di adrenalina, di nuove scommesse. Ho sempre avuto necessità di qualche battaglia da vincere, anche a 20 anni. La moglie Giovanna Civitillo è intervenuta per raccontare questa decisione. Vedo in Ama la gioia di affrontare una nuova avventura. Vive di stimoli nuovi, di adrenalina, e questo cambiamento gli sta facendo bene. Ha anche voluto fare chiarezza sull'addio del marito alla TV di Stato, specificando di non avere avuto un ruolo decisivo e, soprattutto, di non avere chiesto un programma come contropartita per il rinnovo del contratto. Il debutto di Amadeus è alle porte. Domenica 22 settembre 2024, l'ex direttore artistico di Sanremo sbarcherà su 9 alla conduzione di Chissà Chi, nato dal format dei Soliti Ignoti, e nell'Access Prime Time sfiderà niente meno che Stefano De Martino, che attualmente sta facendo faville in termini di ascolti.